Bentrovati le nostre breaking news, apriamo con una notizia di carattere internazionale, ma non potevamo non darla. La regina Elisabetta II d'Inghilterra si è spenta a 96 anni, lo ha reso ufficialmente noto Buckingham Palace dopo che in questa giornata si erano comunque rincorse le voci e i medici stessi avevano parlato di un suo aggravamento. La notizia è rimbalzata nel mondo, ovviamente. Carlo dunque entra per primo in linea di successione, è il nuovo re di Inghilterra. Parliamo di Covid, stabile il dato del contagio di Covid tra il capoluogo e la provincia, i nuovi casi sono 115, nessun decesso e solo 3 persone all'ospedale San Donato, la rianimazione resta vuota, intanto dal Ministero annunciano l'arrivo del nuovo vaccino aggiornato. È accusata di aver circuito un'anziana e di averle rubato nell'arco di 5 anni 40.000 euro, si tratta di una donna di 76 anni che avrebbe raggirato un'altra donna a cui faceva da badante di 86 anni, riuscendo a rubarle appunto in 5 anni 40.000 euro. Sono stati i parenti ad avvisare i carabinieri, che hanno denunciato dopo le indagini la badante per circonvenzione di incapace. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.